Bentornati in Europa Universalis. Allora, quello che, su cui mi volevo concentrare oggi è il desiderio di indipendenza delle nostre colonie, che come vediamo è molto alto. Allora, questo lo gestiamo abbastanza facilmente andando ad abbassare leggermente le tariffe. Tanto non è che ci sta portando a casa molti soldi, ecco, invece così qualche soldo ce lo porta a casa. Questi invece sono tutti dovuti a un'alleanza sostanziale con la Spagna. Allora, cosa possiamo fare? Possiamo cominciare a cercare di espandere ancora di più il nostro esercito, perché è l'unica cosa che effettivamente sembra contare in questo gioco. Allora, andiamo intanto anche a espanderci in questo senso. Allora, questo dovrebbe comunque darci la possibilità. 32. E voglio andare a spendere un po' il possibile. E ok, anche dal punto di vista militare. Non so se questo è il modo di spendere in maniera più efficiente. Penso di sì. Intanto dovremmo essere abbastanza ahead of time con un po' tutto. E già che ci siamo, allora qui abbiamo questo. Andiamo a spendercelo invece di fare altro sviluppo. Perfetto, questo dovrebbe darci qualche soldato. 428, ne abbiamo 419. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 428 abbiamo detto, sì. Perfetto. Qua andiamo a chiedere altri soldi probabilmente. E andiamo anche a costruire quello che possiamo costruire dal punto di vista militare. Non c'è ancora molto. Perfetto. Anche un po' di espansione delle fortezze che abbiamo, fortezze che potrebbe darsi che richiedano una riorganizzazione a un certo punto. Dovevo richiamarlo col diplomatico, spero che tra un po' ci sarà un ritorno. Allora, questo lo vogliamo come stato, sì. E andiamo a fare un concorso. Non è abbastanza punti per gli altri. Qui non sembra che sia migliorato molto la situazione ed è partita una rivolta. Penso in questo stato non è direttamente nostro, quindi non ce ne preoccupiamo per il momento. E stiamo continuando anche le conversioni. Andiamo avanti anche su quel fronte. Allora,
E andiamo a creare anche i core. E abbiamo una ventina di soldati disponibili. Allora, probabilmente ora siamo molto vicini al limite di queste truppe. Ma non vado immediatamente a dividerle. 40, 20, 20, 10, 20, 40, forse siamo un po' over budget. Oltre limite più che oltre budget, ecco, 443 e stiamo facendone già 452. Ok. Chissà se basta andare a sviluppare un altro po' di... militare. Ok, questi dovrebbero essere troppi. Dividiamoli. Vediamo se effettivamente ora diventano troppi. No, in realtà non si stanno ancora lamentando. Vabbè, noi comunque li cominciamo già a dividere. Mandiamo questi in Essex. E gli assegniamo un altro comandante. Ok, abbiamo speso un po' di militare, vediamo se questo ha aumentato effettivamente il nostro limite. Siamo a 452 su 446 e abbiamo anche necessità di un altro advisor. Ok, continuiamo con il core. E abbiamo costruito courthouse praticamente dappertutto. Ora sembrerebbe esserci una rivoluzione qua e non è... e penso una rivoluzione qua. O no? E aumentiamo gli uffici di governo. Perfetto. Non c'è un dibattito. Cominciamo questo. Ok, 91 dovrebbe bastarci. E ok, in
intanto nessuno qua stia migliorando neanche minimamente. Andiamo a mettere un po' di università di ricerca. Perfetto. E ok, quindi il nostro obiettivo dell'episodio non sta migliorando per il momento. Ovvero abbiamo ancora parecchio contro le nostre colonie. Penso che alla fin fine dovrò optare semplicemente per rilasciarle. Nel mentre sto comunque cercando di aumentare l'esercito dove possibile. La marina ha molto spazio. Andiamo quindi a costruirci un altro bel po' di navi. Ok. E facciamo anche dei trasporti. Sono 50 e 50. Ok, siamo andati leggermente in passivo, ma abbiamo già recuperato. Possiamo ripagare tutti i loan? No, non possiamo. Dovrebbe bastare un mese, però. ...394, abbiamo 339, perfetto. Ripaghiamo il nostro debito e siamo a posto. Comunque abbiamo, nonostante un pieno mantenimento, un sostanziale totale. Allora, totale. Allora, questi dovrebbero essere il massimo, 22. No. Sono assolutamente il contrario. Ok, sto andando a bruciarmi un bel po' di Monarch Point per aumentare sostanzialmente la produzione di tutte le nostre regioni. Ok. Ok, dai, abbiamo speso un bel po' dei punti che avevamo da parte. Qui abbiamo tentativi di rivolta. Tentativi di rivolta che sono immediatamente sedati, neanche a parlarne proprio. Andiamo a costruire un po' di mercati. Qui dovremmo essere quasi al completo. Avanti. Vediamo se questo ci riporta sopra soglia 52-55. Abbiamo un minimo di spazio per espanderci ancora. Ma temo purtroppo che il nostro esercito sia ancora... Ok, sia ancora troppo poco potente per rivaleggiare con i coloniali. Infatti hanno ancora un 41, un 2, un 8 per l'economic power, un 18 per
l'opinione. Ok. Stiamo anche cercando di crescere dal punto di vista economico, per quello che è possibile. E siamo secondi come militari, come ranking. Espandere ancora dal punto di vista militare. Sembra che il grosso del gioco sia questa grossa espansione in questa fase, dove abbiamo punti, abbiamo, ok, possiamo anche addirittura investire in una tecnologia che è il Right of Man, che è l'ultimo passaggio che ci dà uno slot. E quality naval, religion, espionage, influence e diplomatiche. Cerchiamo di chiudere la partita senza troppe guerre, magari con, ecco, un bel diplomatico in più. E vediamo se la cosa ci aiuta. Vado a mandarlo anche lui a trattare con le colonie. In realtà ho ancora un altro diplomatico da impostare. Questo lo mandiamo... No, non abbiamo un altro diplomatico, semplicemente ero in pausa. Ok. Andiamo dal punto di vista dell'esercito, che siamo 458 su 460. Possiamo fare ancora un paio di soldati. Ecco, questi qua cominciano ad avere problemi. Dividiamoli in due. E mandiamoli uno di qua, uno di là. Perfetto, questi. Mandiamoli a 25. Che è sovralimite quasi di sicuro, anzi senza quasi, di sicuro. Allora, vediamo intanto se posso andare a riportare un po' di stati nella nostra cultura. Io non ho un granché di espansione qua, penso che devo spendere un po' di... rivolte in America nel mentre, e vediamo se tutto questo effetto ci ha portato minimamente vicino al nostro obiettivo. Direi di no. Siamo sempre sull'orlo della guerra. A questo punto, dal punto di vista relative naval power, è quasi in pari. Economico siamo ancora indietro, militare siamo molto indietro. Non so bene cosa bisogna inventarsi per avere ancora più potere militare. Forse possiamo avere ancora qualche nave. Assolutamente, abbiamo una cinquantina di navi a disposizione, quindi io andrei a prendere questa e a dire... che me ne servono altre 50.
E ok. Penso che non abbiamo più un marinaio nel regno. Un altro advisor, questo qua da 3. E ok, e intanto abbiamo vinto il voto in Senato. Allora, qua arriviamo a 37 mentre avremmo 65 come massimo, qua è 69 su 62. Vediamo se abbiamo ancora qualche nave da costruire. Diamogli naturalmente un bel ammiraglio anche qua, perché non si può effettivamente star messi così. Stiamo costruendo navi da tutte le parti. È effettivamente una grossa espansione, è diventata assolutamente un gioco di numeri e di attese, fino a quando non riusciamo a rimettere sotto controllo le colonie, che sono la cosa che mi preoccupa di più. Comunque, per il momento sono tutte abbastanza in positivo. C'è naturalmente tutto il problema della Spagna, banalmente. Se riuscissimo, se noi, allora, adesso la nostra differenza di forze con la Spagna, giusto per capirci quant'è. Tech Gibraltar, allora, questi siamo noi e siamo 391, no, 739 con gli alleati, tra cui un alleato è la Germania, e quindi praticamente non si può fare nulla. Allora, qui abbiamo poco da fare. C'è un Jane Austen, ok, ok, go to, ok, ok. Qui possiamo mandare qualcuno? Sì, diciamo che questo si becca, non queste. Ok, mandiamolo direttamente, vediamo se riesce a distruggere questi 21k. Penso di sì. Vediamo neanche l'ingrato compito di controllare l'Irlanda. Ok. Allora, cos'altro possiamo fare? Questo abbassa il Liberty Desire dello stesso continente. Ok, questo è un abbassa. Questo è dello stesso continente, però appunto noi non siamo sullo stesso continente. Proviamo questo. Chiudiamo, ok, possiamo anche espandere questo, che ci dà un'altra diplomatic relation, ottimo, e andiamo avanti. Vediamo intanto che i Liberty Desire sono sempre sulla luna, ma possiamo farci poco. Allora, se non altro per ora non si sono ribellati, speriamo continuino così ancora per un po'. Non vorrei dire fino alla fine della partita, ma arrivassi alla fine della partita con le 13 colonie sarei molto molto contento. Allora, c'è una dispute of succession.
in Savoia in realtà non è che mi interessi così tanto. Vediamo, ad a questo punto siamo ancora sotto di un 4 spazio di soldati, non è naturalmente un problema. Allora, voglio intanto la nostra, il nostro supporto sull'indipendenza della Tierra Austral, che è sostanzialmente la colonia spagnola. Mi fa paura dare questa indipendenza perché appunto in questo momento la Spagna è molto più potente di noi, è in guerra. Non ho ben capito con chi. E va bene. E possiamo fermarci qua per il momento. Siamo nel 1778, ci stiamo avvicinando alla fine del secolo e alla fine del gioco. Il mondo, l'Italia è diventata sostanzialmente la Toscana e noi stiamo cercando di aumentare la nostra potenza militare in modo da essere in grado di riprendere il controllo delle nostre colonie. Poi quando avremo questa potenza militare probabilmente andremo per qualche ultima guerra. Con questo è tutto e alla prossima!